25 giugno 1741. Maria Teresa d'Asburgo è incoronata regina d'Austria. Figlia dell'imperatore Carlo VI, grazie alla prammatica sanzione che abolì la legge salica, fu la prima e unica donna della Casa d'Austria a ereditare la corona. Maria Teresia Walburga Amalia Cristina von Habsburg, arciduchessa regnante d'Austria e regina regnante d'Ungheria e Boemia, di Croazia e Slavonia, duchessa regnante di Parma e Piacenza, granduchessa di Toscana, nei suoi 40 anni di regno creò un caleidoscopio d'alleanze, affrontò conflitti e accordi su tutto lo scacchiere continentale, sempre allo scopo di consolidare l'impero. La tradizionale alleanza con l'Inghilterra e le potenze marittime fu abbandonata con il rovesciamento del 1756, che pose termine al secolare contrasto tra i Borboni e gli Asburgo. Oltre ad un'impronta decisa nella politica estera, dedicò molta energia all'attuazione di quello stato di benessere che era uno degli ideali dell'epoca. Fra le iniziative da lei patrocinate, gli studi per una nuova legislazione, Codex Theresianus, e l'istituzione di scuole popolari. Sovrana illuminata, sostenere l'importanza fondamentale dell'istruzione pubblica prevalse per lei sull'essere devota cattolica apostolica romana, poiché nell'Europa meridionale tutte le autorità civili e religiose erano concordi nell'ostacolarla. Morì il 29 novembre 1780, lasciando orfani i suoi 16 figli e soprattutto i popoli che avevano imparato ad apprezzarla ed amarla.